vediamo da qui il monte Forcellone, questa prima punta in alto, poi sullo sfondo il monte Cavallo, a sinistra la Meta, poi abbiamo il Tartaro, l'altare, e in fondo proprio a chiudere, dove si vedono quelle nuvole sullo sfondo, no, che non sono nuvole, dunque c'è il Petroso, e quelle che mi dicevo nuvole invece è il Monte Greco. O il, no, non è il Greco, è il, ma Roberto, è il Marsicano. Vedi questo puntino nero, questo qui? È quella casa la storia. Mo noi facciamo, noi siamo adesso dove c'è questo puntino rosso più o meno. Proseguiamo un altro pezzetto di strada, poi ne troviamo una strada bianca che va in quella direzione. Mentre invece su in alto qua a sinistra dovrebbe essere Valle Rotonda. Poi lo verifichiamo se è così. I marocchini? I marocchini sono passati, questo è Colle Abbate, sono passati dall'altro lato, la Martina è dista 8 km qua sotto, e poi da lì sono andati verso Ciprano, Colle Pardo, quella zona, Esperia. No, no, Teredo, no, giù. Ah, dalla valle. Ah, dalla valle. Sotto, certo. Può darsi dietro Colle Abbate. Addirittura. E sono andati verso Atina. Allora, Robert, che ci dici? Certo. Cominciamo la camminata, speriamo che sia piacevole e non tanto faticosa. Achille! Siamo qui tutti, dicevo, si vede bene anche la strada che da vicinisco va ai prati di mezzo. Vedi quella traccia bianca? Sì. Un po' sotto a destra della Meta. E lì è quasi arrivate ai prati di mezzo. Guarda che belle meline! Raccolta, guarda che belle! Che colori, hai selvatiche queste? Sì, sì, sono selvatiche, guarda! Guarda che bella questa, guarda! No, vicinissimo, Val di Canneto. A sinistra Forca d'Acere, per andare a San Donato Val di Comino. Sì. No, bisogna trovare l'imbocco del sentiero e va su una pineta. Penso che è questo dritto davanti a noi, sì. Giusto. Questo. Allora, stiamo a 1145-50. Divano Messina, Divano Messina, Divano Messina.
sei un veterano, vero? Aspetta. Costeggiamo il bosco o andiamo su, secondo me questa facciamo... è più bella. No. E questo punto qua e lì, come ha detto lui, si vede la meta, quella un po' così, più a destra il Forcellone. Quello è il marsicano lì in fondo, sicuramente. Dunque, poi c'è la Serra delle Gravare, subito a destra del marsicano. Poi abbiamo la punta lì del Petroso, l'altare, il Tartaro, la meta, il Monte Mare, il Monte Cavallo, il Forcellone. Sempre che il Forcellone non sia quell'altro un po' più a destra. Poi quelli di là, in fondo, a chiudere sopra le nuvole, dovrebbero essere i Monti del Matese. Lì dovrebbe essere la zona vulcanica di Ronca Monfina. E poi di qua, abbiamo il mare, sotto il litorale che va verso Mondragone, verso Napoli. Monte Cassino è coperto adesso? Monte Cassino è coperto, ma vediamo appena vanno via le nuvole, appena vediamo si scopre, sa. Quindi il Saleri e il Gemma sono quei monti là. E questi diciamo in primo piano, sono, no? Quelli in fondo, in fondo. Quello laggiù è verso il Viglio, per conto mio. E può darsi. Verso la Valle Roveto. E quindi quella non è la Valle. Oddio, potrebbe anche essere... Anche potrebbe... Stiamo dicendo un sacco di fesserie. Fesserie. Effettivamente
ha versato sangue per riconquistare delle libertà che erano andate perdute. Quindi questo è da questo lato qua, la parte opposta ci sta il versante Atina e Sora, con Arpino, che è una città di Cicerone, la patria di Cicerone, che effettivamente vale la pena di andare a visitare. Arpino tra l'altro era importante perché segnava il confine tra lo Stato Pontificio e il regno delle due Sicilie, il regno di Napoli. Ed è la lamiera di Baccarate questa. La lamiera di Baccarate, però dentro c'è il tempo. È troppo forte. È molto pulito. Però ci manca il caffè. Sa un po' di caffè. Devo dire la verità, ci manca il caffè di Luigi. E ci mancano i tozzetti di Luigi. No, un momento, il caffè ce l'abbiamo. Ah sì? E dove sta sto caffè? Ma ci abbiamo il caffè Borghetti. Ah, ci abbiamo Borghetti. Guarda che sente film, ma faccio cadere. Ah no, non lo so. Ok, grazie. Ora il famoso caffè Borghetti, quello dello stadio, no? Crostaccioli, caramelle, caffè Borghetti. Sei stato mai a Gianicolo? Cazzo, c'è la Genico, ci arriva a piglio, va a far culo, non ti cazzate, va. Stavi registrando? Sì. Spero di no. Non fate così. No, no, tu non tagli niente. Alla salute!